Gianni Colacione, il 13° congresso di Radicali Italiani qui a Chianciano, e siamo in compagnia di Barbara Buonvicini, tesoriera dell'Associazione Radicale di Milano, intitolata Enzo Tortora, e Martucci, Emilio Martucci, perfetto, tesoriere dell'Associazione di Napoli, intitolata Per la Grande Napoli. Allora, due tesorieri qui presenti, ovviamente iscritti a Radicali Italiani. Il congresso è abbastanza in fase inoltrata, ormai siamo appunto alla terza giornata. Io vorrei chiedere a entrambi una impressione un pochino sull'andamento dei lavori. C'è stato anche un momento abbastanza caldo, che è stata oggi la distribuzione della cannabis ai malati, un'iniziativa della segretaria Rita Bernardini, che porta avanti da un po' di tempo la coltivazione, che doveva appunto, come è accaduto, culminare con questa distribuzione. Barbara, che ne pensi? Beh, indubbiamente questa disobbedienza civile messa in atto dalla segretaria con, come lo chiama lei, un'associazione a delinquere formata da Marco Pannella e Laura Arconti, ha unito senz'altro e ha dato una scossa a un congresso che secondo me nei primi due giorni era un po' apatico, diciamo così. Gli interventi, con la scusa che si è votato il bilancio tardi, c'è stata una polemica sulla relazione, sulla legittimità dei revisori dei conti di esprimersi a livello politico riguardo all'anno radicale e non solo fare quello che canonicamente gli competeva, cioè rivedere effettivamente i conti. Questo ha fatto slittare il dibattito generale che l'ha fatto cominciare ieri sera praticamente, quindi il venerdì sera dopo le 9, e quindi effettivamente il congresso ci sta mettendo un po' a ingranare, diciamo che è un congresso diesel, però effettivamente, ripeto, con questa disobbedienza che c'è stata nella pausa pranzo, cioè appena prima della pausa pranzo, e con gli interventi di oggi pomeriggio, che sono stati degli interventi molto sentiti insieme a molti di stamattina, però oggi sembra che il congresso stia effettivamente ingranando e si stia cercando di trovare una sorta di soluzione per queste 3-4 giornate di assise per Radicali Italiani. Perfetto, e Emilio, a te invece com'è andata? No, invece no, la tua impressione qual è stata di questi primi giorni? No, indubbiamente le premesse erano, cioè siamo tutti un po' tesi, perché effettivamente ci sono delle posizioni che divergono, e penso che si sia verificato durante tutto il corso dell'anno radicale delle cose che sostanzialmente hanno allontanato dirigenti nazionali delle associazioni territoriali, e ora si è arrivati al congresso. Dobbiamo mettere un attimino quelle che sono le nostre impressioni, il nostro vivere, la realtà di scritti sul tavolo. Dunque sì, uno appunto dei temi, anzi sì, dei temi pre-congressuali, così potremmo dire, è stato anche questo, effettivamente, come Emilio ha accennato, in qualche modo attrito, insomma, la considerazione anche un po' polemica del lavoro delle associazioni locali. C'è stato un articolo di Bandinelli, un'intervista che abbiamo fatto anche su questo con Bandinelli. Voi, ecco, un pochino questa realtà come l'avete vissuta, cioè questo anno di segreteria, perché ricordiamo le associazioni radicali come quelle territoriali, Enzo Tortora e Per la Grande Napoli, sono affiliate a Radicali Italiani, quindi in qualche modo ne fanno parte di questa grande associazione. Ecco, è stato criticato loro anche il fatto di presentarsi un po' come portavoce o come rappresentanti o come delegati di Radicali Italiani sul territorio. Tu, Barbara, che cosa rispondi, diciamo, a questa, direi, non tanto vela d'accusa? Allora, io ero al comitato nazionale che ha seguito tutto quest'anno radicale, l'anno radicale 2014, ero rappresentante dell'associazione Enzo Tortora al comitato. Ho sentito con vivo interesse l'intervento che ha appena fatto il mio collega, il tesoriere Martucci, e effettivamente c'è una precisazione da fare. Le associazioni locali, cosa che riconosco, cioè il principio dell'essere radicale è il valorizzare il singolo iscritto, e questo l'ha sempre detto Pannella, l'ha sempre detto la logica del partito radicale, e effettivamente è una posizione che condivido.
condivido nel punto, nel momento in cui, si ci sia eventualmente la realtà in cui vari iscritti a soggetti radicali, a componenti dell'area radicale, della galassia, iscritti alle associazioni locali, si uniscono per creare un gruppo comune più compatto per organizzare meglio il lavoro da fare, per organizzare meglio le campagne, per vuoi non trovarsi in due, in tre, molte volte a discutere, ma avere una sorta di confronto anche sulla la linea da tenere, l'atteggiamento da tenere verso alcune cose che ci riguardano, cioè posizioni esterne che arrivano o dibattito interno, un confronto è sempre auspicabile, quindi qualora ci siano gruppi di persone, ripeto, che ritrovano e creano un qualcosa di nuovo che ha lo stampo radicale, perché non sono il male le associazioni radicali, noi non stiamo facendo niente di nuovo, stiamo combattendo con le stesse armi, stiamo combattendo con con alla base gli stessi principi e si spera anche per chi è più nuovo con la stessa storia di fondo. Questa storia che si è modificata perché, ripeto, nel locale si riesce ad agire meglio, ovviamente non sono da discriminare le associazioni territoriali perché è lì che sta il problema. È vero che esistono situazioni in cui anche singoli iscritti si sentono tra loro e si uniscono e per esempio mettono in campo i tavoli come è stato per il referendum, come è stato per la raccolta delle firme AGL. È vero anche che nel momento in cui presente su quel territorio c'era quell'associazione sono stati sentiti i tesorieri, i segretari delle varie associazioni e c'è stata una distribuzione del lavoro in modo diverso. Ora, che i singoli iscritti si trovino, mettano un tavolo e raccolgano le firme, ok, la stessa cosa lo fanno le associazioni, però qual è il problema? È che le associazioni possono essere additate e cazziate, sono un bersaglio più facile, mentre il gruppo di iscritti che effettivamente poi si scioglie nel momento in cui non c'è più da raccogliere le firme, non c'è più da mettere in campo una battaglia nazionale, non sono più materialmente interpellabili, per cui l'unico bersaglio poi mobile che rimane sono le associazioni. Questo è un attimo da rivalutare, diciamo così. E Emilio, nella vostra esperienza a Napoli, l'Associazione per la Grande Napoli è stata sempre in qualche modo chiamata ad essere strumento della politica e dei radicali italiani? Diciamo tutte le volte in cui c'è stato bisogno di raccogliere le firme e per la presentazione della lista Amnistia, Giustizia e Libertà e per il referendum noi ci siamo sempre stati, abbiamo sempre dato corpo a quelle che sono quello che è l'indirizzo politico della dirigenza, però ultimamente, lasciamelo dire, veramente vivo con grande sofferenza il fatto che la dirigenza sostanzialmente vede nelle associazioni un po' più grandi, un po' più strutturate sul territorio una sorta di pericolo. Cioè, ma già il fatto, per esempio, io ho sentito Maurizio Turco dire noi è importante, dobbiamo fare, programmare l'anno, quelli sui ricorsi alle giurisdizioni, eccetera. Ma ci rendiamo conto di quello che stiamo dicendo? Cioè, un militante non ha le capacità per poter predisporre un ricorso, eccetera. Quindi sostanzialmente che mi sembra quasi che si voglia rinunciare alla militanza e voler solo gli iscritti, quelli che portano i soldi. E sostanzialmente io a questo gioco al massacro non ci sto. Come diceva il vecchio presidente simpatico, Scalfaro, cioè a questo gioco al massacro non ci sto. Perfetto, comunque sia, diciamo, per io un po' anche in modo magari laico e arbitrariamente laico, quindi sono un po' contrario alle mistiche, questi ricorsi alle giurisdizioni internazionali non sono nulla di trascendentale, insomma sono cose possibili anche a un'associazione, ci sono associazioni che l'hanno fatto, come ad esempio l'Associazione Radicali Roma, forse anche prima di altri. E quindi insomma ci vuole un avvocato, ci vuole qualcuno competente, insomma, sì. Certamente non è una cosa semplice. Ma neanche impossibile, insomma. Allora, una cosa, volevo parlare un po' delle vostre associazioni. Allora, l'associazione Enzo Tortora, quanti iscritti ha? Facciamo un po' di pubblicità anche per quanto riguarda una campagna di iscrizioni. Parte questa campagna di iscrizioni, voi adesso state probabilmente in fase pre-congressuale anche voi. Dove prendere informazioni per iscriversi all'associazione Enzo Tortora?
Allora, adesso siamo a 104 iscritti, non ho i dati aggiornati delle iscrizioni anche radicali italiani, ma siamo più o meno a 40, l'ultima volta che ho controllato eravamo 39, penso che con un paio che si sono iscritti in congresso e magari qualche aggiornamento, comunque viaggiamo su queste cifre. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito che è www.radicalimilano.it, dove c'è la sezione con iscriviti contribuisci. E lì si può iscrivere e ovviamente contribuire all'associazione. Dicevi bene del fatto che siamo in fase precongressuale perché abbiamo l'assemblea ordinaria dei soci il 16 di novembre. Quest'anno non la facciamo in sede perché siamo in una fase precongressuale strana, perché siamo in uscita dalla nostra sede di via Malachia Marchesi detta Dei 10 a Milano, per cui causa trasloco, causa imminente trasloco, abbiamo deciso di optare per una soluzione esterna alla nostra solita sede che di solito vedeva l'assemblea dei soci fatta tra le sue mura e quindi siamo all'ex chiesetta del Parco Trotter, dove già a certi diritti aveva fatto un congresso meraviglioso a gennaio. È un'ex chiesetta sconsacrata e all'interno di un parco relativamente piccolo a Milano in zona Rovereto, quindi facilmente raggiungibile con i mezzi e la metro, e quindi siamo in fase precongressuale, quindi sono aperte ancora le iscrizioni fino al 16 di novembre, poi vedremo cosa riusciamo a fare per il 2015. Dunque, ricordiamo l'attuale dirigenza, che è composta dal segretario, che è Claudio Brazzetta, dal presidente, che non so chi. Non c'è il presidente. Non ha presidente, e da una tesoriera che è qui presente, è stupenda, che abbiamo appena intervistato, e ovviamente Barbara Bombicini, e vedremo poi insomma, dopo questo congresso, quello che succederà. Quindi l'ultima cosa, il sito, lo ripetiamo? www.radicalimilano.it, e c'è anche una pagina Facebook, è Associazione Enzo Tortora Radicale Milano, dove di solito comunque facciamo un buon gioco di squadra tra Facebook e sito, quindi tutti gli aggiornamenti li trovate su entrambe le piattaforme. Perfetto, passiamo a Napoli con una dirigenza attuale in segreteria di Giuseppe Alterio, la presidenza di Mario Staderini e la tesoreria appunto di Emilio Martucci. Anche voi in fase precongressiva, cosa si prevede? Noi penso che faremo il congresso il 14 dicembre, quindi allo stato posso dirti che abbiamo superato i 90 iscritti e penso che sia un buon traguardo, e circa 40 iscritti a Radicali Italiani. Di questo numero non sono però del tutto sicuro, però siamo vicini. Allora, per poter, io vi invito, grazie a Liberi TV, bellissima pubblicità, allora www.perlagrandenapoli.org, è possibile iscriversi all'Associazione per la Grande Napoli a mezzo PayPal, oppure abbiamo aperto un conto a Mente Stato. Magari prendete contatti con me, 333, do pubblicamente il mio numero, no? 333 16 58 094, quindi fatene buon uso, non fate scherzi telefonici però. Una cosa non abbiamo detto che mi sembra abbastanza importante di questi tempi, ma comunque è sempre abbastanza importante, il costo tessera? 30 euro. Come? 30 euro, perfetto. Allora, chiudiamo appunto questa intervista con queste due associazioni che hanno un numero di iscritti pari, io penso, a mezzo congresso di Radicali Italiani. Grazie ancora a questi due tesorieri, a Barbara e ad Emilio, e di nuovo a ritrovarci su Liberi TV. Mi auguro che veramente si inverti un attimino la rotta e che l'indirizzo politico della dirigenza che andremo a scegliere sia leggermente diverso da questo. Io non dico che devono necessariamente cambiare le persone, perché io penso che sostanzialmente Rita Bernardini è una persona più che valida, però dovrebbe cambiare indirizzo politico su questo. L'ultima parola la darei a Barbara. L'ultima parola riguardo a... Io sono un attimo sconcertata sul fatto che comunque sia autocandidati che candidati da altri, a oggi alle 5 e quarto del sabato non ci siano ancora candidati alle eventuali cariche di Radicali Italiani. Probabilmente si aspetterà la direzione stasera e speriamo, ripeto come diceva Emilio, che ci sia veramente un cambio, che quella cosa di oggi, ripeto, ci abbia fatto riassaporare lo spirito del tutti insieme appassionatamente, che si continui veramente a fare della politica radicale uniti, capendo che nessuno sta remando contro e nessuno è lì per prendere potere a qualcos'altro.
e quale potere. Perfetto, allora io concludo, do la linea al cameraman, regia, segretario di Liberi TV, nonché webmaster di Liberi TV, Donato Volpicella, ringraziandolo per questa e tutte le altre interviste. Grazie ancora. Grazie.